No, questa come poterla definire? Una Impaccio. buffaggine, Una insomma. goffaggine, impaccio di questo personaggio la potessi abbastanza rendere, insomma. E poi, bontà sua, chi lo sa, avrà intuito delle doti di ironia che avevo, che speriamo poi di averle poi messe negli anni, nel doppiaggio, insomma, in tanti ruoli che poi ho fatto, perché la commedia brillante è quella che io preferisco, insomma, alla fine, piuttosto ai film drammatici, insomma, Beh. quella che sento più, tutti i film di Tom Hanks, Robert Downey Jr., Iron Man, Certo. insomma, e quindi Francesco probabilmente ha intuito in me qualcosa di questo tipo, che poi ancora era un po' acerbo, io sicuramente, Il che non guastava, visto però il devo dire che personaggio. diretto da lui e con l'aiuto poi anche di Laura, insomma, che quello, Laura che aveva molta più esperienza di me in quel momento. Sentitomi in un ambiente bello, perché è stato un ambiente bello che si era creato in questa sala di Via Margutta. Mi sono piano piano sentito il primo giorno, vabbè, il primo giorno è stato un po' un impaccio, me lo ricordo così, un po' così drammatico, però poi mi sono sentito sempre più dentro e sempre più, come dire, accettato, insomma, mi sono lasciato andare, ecco. Beh, però se partiamo dal personaggio, allora risulta facile anche capire perché sia stata scelta proprio Laura, no? Perché questo intreccio tra Candy Candy e la femme fatale, no? No, Questo... lui mi disse, allora quando mi chiamò, perché mi disse questa cosa, mi chiamò prima, mi disse c'è questa cosa, perché poi c'erano, vabbè, insomma, non mi va di parlarne, insomma, spinte, cose, invece lui mi disse che la sua scelta era su di me per un fatto vocale, e che lui sosteneva che in certe cose lei, infatti lasciammo anche una risata in originale, una risata del parco, lui non me la fece fare perché mi disse questo è uguale, sei tu. E la sensualità, lui mi disse: io in questo film ho bisogno di sensualità Questo e lo ricordo. di una. Non lo so. Comunque, quali siano state le sue scelte, io lo ringrazio ancora per avermelo fatto fare. E se dobbiamo scegliere una scena da far ascoltare ai nostri ascoltatori, quale gli potremmo far sentire? C'è l'imbarazzo della Se scelta, io Serafino. direi, si potrebbe fare quella della prima volta di quando lui gli offre le albicocche nel miele, insomma, cioè questa Anche cosa. dopo che gli ha rovesciato il Dopo che gli ha caffè rovesciato, addosso. esatto. Forse Sì, la potremmo prima fargli scena. ascoltare questa, che è la prima scena vera del loro incontro. Sì. Va bene, allora ci fermiamo un secondo e l'ascoltiamo insieme e poi torniamo. Le va una tazza di tè prima di andarsene? No. Caffè? No. Succo di arancia? Forse no. Qualcosa di freddo. Coca, acqua. Una disgustosa bevanda zuccherina che dicono fatta con i frutti della foresta. No. Vuole qualcosa da mangiare? Qualcosa da mordicchiare? Albicocche dentro il miele. Perché le fanno, nessuno lo sa, visto che smettono di sapere di albicocca e prendono il sapore del miele. E se uno vuole il miele, va a comprarsi il miele invece delle albicocche. Ma comunque, eccole qui. Sono sue, se vuole. No. Dice sempre di no a tutto. No. Ecco, è qui che naturalmente è evidente proprio lo spirito British, proprio di questa commedia sentimentale, ma anche un po' appunto commedia degli errori, commedia della goffaggine, che però della goffaggine fa uno spunto di tenerezza, no? Che è quello che poi rende irresistibile questo film, al di là insomma del fatto di essere un film sì, romantico sentimentale, ma non è quella proprio la chiave, no? Dell'enorme successo, ma è anche un film dove si ride dall'inizio alla fine, insomma, no? Perché al contrario dei film, non so, con Anne Hathaway, eccetera, c'è cioè proprio i film d'amore, ecco la maiuscola. Qui invece anche tutti i personaggi di contorno sono molto molto divertenti e contribuiscono a creare questa specie di affresco, no? Di questi due mondi che si incontrano ma non si sa bene come. Quindi delle cose che diciamo sono successe in sala, quindi l'aneddoto più importante mi pare che sia quello delle tende di Francesco, insomma, che come Francesco avvertì usciva disperato quando c'era qualcosa che non andava. Insomma, o ricordate qualche altra cosa, qualche scena, qualcosa Beh, che... diciamo che Angelo era il suo
oggetto preferito da torturare. Bersaglio, sì, sì, sì. Io mi ricordo che mi sedevo dentro e mi dicevo, ma poverino, però fino a quel punto, perché comunque sì, lui lo faceva ridendo, quindi sì, non era mai scortese. No, quindi alla fine... Poi è stato progressiva la cosa, come dicevo, il primo giorno, il secondo, così, ma poi siamo stati in sala, Laura. Quello è un film che abbiamo fatto insieme, sempre io e Laura, sempre insieme in sala, ma almeno due settimane, almeno due settimane piene abbiamo piene fatto, quindi lavoro. Sai, i primi due giorni un po' così, poi dopo devo dire si è creato un clima meraviglioso e si capiva che stavamo facendo un bel lavoro. Poi vennero anche a intervistarci, mi ricordo. Oh, no. Sì, quindi sì, mi ricordo. Beh, comunque tempi di lavorazione che ormai sono inimmaginabili, vogliamo dire. Inimmaginabili, assolutamente. Ma sai, adesso con le colonne separate, con il addirittura con il, dopo la pandemia, in cui non so, io adesso non lo so, ma un brusio si fa uno alla volta, si prenderà molto tempo. Certo. E a me non è successo, non ho visto come funziona, ma immagino che sarà molto. Lo dico io, uno alla volta. Quindi pensa, c'è cioè un turno di brusio. Il direttore è diventato veramente stressato. È diventata la cosa più difficile. Sì, 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 perché io in queste due settimane che ho ripreso le mie colonne separate delle serie, eccetera, me le sono fatte da solo, ho fatto le mie 100 righe, 120 righe a turno, ma facile, insomma, dal punto di vista lavorativo. Un paio d'ore e via, ma un turno di brusio effettivamente è un inferno, te lo dico, un inferno io, per il direttore, ho fatti due, per tutti, immagino, infatti. E quindi tempi lunghi anche oggi, se vogliamo, in un altro, più lunghi in un altro modo, però allora tempi allungati, però all'epoca invece no, c'era un altro respiro, si provava in un'altra maniera, c'era, insomma, c'era un clima. Poi in sala, io ricordo la sala dell'epoca, appunto partendo la vostra generazione, non quella dei nostri giovani ascoltatori, no, ricordo che il clima in sala era molto diverso, insomma, sì, cioè, era tutto diverso. Ma ti ricordi, Laura, quanto provavamo facciamo prima di incidere, provavamo tanto, insomma, finché cosa non... che rendeva questo lavoro estremamente simile al lavoro sul set, perché poi è il anche lavoro teatro, diciamo sul palcoscenico, sai, io venendo dal palcoscenico in teatro ero abituato a questo, insomma. Beh, a proposito del palcoscenico, una cosa che ti volevo chiedere, insomma, al di là anche dell'esperienza, insomma, nei film, nelle fiction, ma proprio il tuo essere anche un attore teatrale che ci mette la faccia e la voce, insomma, nel recitare, quanto pensi che abbia inciso sul tuo personale modo di doppiare? Cioè, che rapporto c'è tra Angelo Maggi, attore teatrale, e doppiatore? Ma sicuramente è stato un bagaglio che mi sono portato dietro di esperienza, di affrontare i personaggi nel doppiaggio come avevo affrontato i personaggi che avevo interpretato in teatro. Insomma, è stata una grande scuola che non è mai finita. Ho dovuto imparare la tecnica del doppiaggio, che non è stato facile all'inizio. Infatti le mie difficoltà sono state quelle di acquisire una tecnica che non conoscevo, insomma, che non avendo avuto una formazione per il doppiaggio, l'ho avuta lavorando io. Però ecco, l'immedesimazione di un personaggio in sala di doppiaggio rispetto a un personaggio che affronti in teatro non è molto diversa, tranne che nel doppiaggio devi fare tutto con tempi molto più accorciati. Mentre invece, infatti, in teatro stai un mese, fai un mese di prova, e qui noi entriamo in sala di doppiaggio e dobbiamo tutto fare un pochino, certo, all'impronta. Soprattutto, scusate se ti interrompo, devi rifare un lavoro già fatto, nel senso che sì, devi fare al massimo quello che è stato fatto sopra, voglio dire, soprattutto quando ti capitano attori come quelli che doppia Angelo, le attrici che doppio io, insomma, qui parliamo di attori straordinari, Jodie Foster, Julia Roberts, Hugh Grant, tu, certo, devi assolutamente entrare nella loro recitazione, certo, per rendere poi, non dico al 100%, ma insomma avvicinarti il più possibile al lavoro che hanno fatto loro. Quindi sono due cose diverse. Io ricordo per esempio Manlio De Angelis, che diceva che ci vuole la cosa più importante, avere umiltà, l'umiltà, esatto, di rispettare quello che è stato fatto, perché non si può rifare un film. Il film c'è, quindi
Quindi, come dice Laura, noi dobbiamo traslare delle emozioni date in una lingua da un grande, in questo caso da grandi attori, che noi dobbiamo rispettare e che, essendo loro così grandi, ci aiutano moltissimo, no Laura? Sì, ma assolutamente. Cosa invece molto difficile è doppiare attori non bravi. Quella è una cosa molto più difficile, assolutamente. Sì, però ecco, diciamo pure che la grandezza dell'arte del doppiaggio consiste proprio in questa restituzione, no? Perché poi uno parlo in uno spirito che è quello della lingua italiana, che ha delle sue cadenze particolari, un modo di esprimersi così, di attori appunto che recitano in un'altra lingua ma che esprimono delle cose, che quindi bisogna restituire la forza dei loro volti attraverso la propria voce. È un'arte non piccola, insomma, ecco, non significa imitarli, significa al contrario interpretarli, come diceva Laura, cioè farsene carico, restituire le loro emozioni, quello che la loro emozione, cercare di metterla anche tu nel doppiaggio per restituirla a loro, insomma. Anche perché se pensi che loro per fare o girare un film non ci mettono 2 settimane come noi, come dice giustamente Angelo, hanno altri tempi, voglio dire, no? Certo, assolutamente. Sì, sì, io dico proprio traslare, io uso sempre questo verbo, traslare le emozioni, cioè tradurre, tradurre delle emozioni, traslare emozioni date in una lingua in un'altra lingua, e questa è un'arte, assolutamente. Sì, è proprio un'arte a sé stante ed è un'arte indispensabile, direi, perché no, ne abbiamo parlato tante volte, inutile rispolverare sempre le solite polemiche, no? Però... certo, godere della recitazione di un attore coreano oppure svedese, insomma, sarebbe molto più difficile, insomma, anche con il sottotitolo, cioè come fai a godere della sua emozione, di come la porta, no? Se non ascolti davvero quella cosa resa nella lingua che ti appartiene. Un po' lo stesso problema delle traduzioni, non so, della poesia da una lingua all'altra, insomma, no? Ci vuole comunque qualcosa che renda possibile in un'altra cultura quella stessa efficacia, quella stessa forza, e che restituisca poi la forza dei volti, no? Delle espressioni, insomma, per questo il doppiaggio non ha bisogno di essere difeso, lo sappiamo. E qui interviene anche l'importanza dei dialoghi, perché i dialoghi di un certo tipo, di Francesco Vairano, quindi la ricerca di un vocabolo piuttosto che di un altro, per esempio... vogliamo parlare di perdindirindina? Allora, allora la nauedesi, no? La parola era nauedesi, se non sbaglio, e Francesco si poteva dire, tradurre in qualsiasi modo, cose un po' più banali. Lui ha tirato fuori questo vocabolo dopo Via col vento, credo che non sia stato più nel doppiaggio usato. Per cui Francesco ha fatto una citazione nella citazione, cioè ha preso questo perdindirindina che è diventato... da Notting Hill in poi una cosa che si ricorda, capito? È un vocabolo che si ricorda quando Hugh Grant tenta di scavalcare una cancellata per andare in un parco con lei, e è la scena, secondo me una delle più divertenti, no? Che lui non riesce a scavalcare e allora ogni volta che cade dice perdindirindina, e lei si mette a ridere, dice ma levate un po', un floscio. Assolutamente, io direi che ce la possiamo andare ad ascoltare perché veramente è una delle scene più esilaranti. I giardini sparsi qua e là sembrano dei piccoli villaggi. Andiamo dentro. Oh no, il punto è questo: sono dei villaggi privati. Solo chi vive qui vicino ha il permesso. Ah, tu rispetti regole come questa? Io no, 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 no. Gli altri sì, io faccio quello che mi pare. Vediamo. Perdindirindina. Che cosa hai detto? Niente. Invece sì. Invece no. Hai detto perdindirindina. Nessuno dice perdindirindina, vero? A meno che... Non c'è nessuno a meno che, perché nessuno dice perdindirindina. Da quanto? 50 anni. E anche allora erano solo le bimbettine con i boccoli d'oro. Ben detto. Giusto. Allora ci riproviamo. Perdindirindina. Vabbè, una scena veramente straordinaria che però rende veramente tutto l'impatto di quel film, questa commistione tra romantico e poi, diciamo così, buffo, anche tenero, perché poi non è mai un umorismo sarcastico, insomma, no? A differenza magari di quello un po' più nero di 4 matrimoni e un funerale. Ma insomma, in un certo senso i film invecchiano con noi, no? Quando li rivediamo, non so, a distanza di tanti anni, ci sembrano diversi. A voi, rivedendolo oggi, vi sembra così diverso da un tempo? Siamo così tanto cambiati da non riconoscerlo più, no? Notting Hill, oppure fa sempre lo stesso effetto?
Ma guarda, su di me fa sempre lo stesso effetto, ma io lo amo talmente tanto che forse non riesco neanche a farle queste considerazioni. Io ogni volta che lo vedo mi perdo nel film, mi perdo in quel momento, in quello che è stato, quindi non lo so. Io, guarda, è un film che trovo sempre